Col paccio del Pondonnaz che espugna il campo di Briga per 2-1. Il primo sussulto del match al settimo da Actis Perino a Deletteris. Stangoni in due tempi cattura la sfera. Un minuto dopo, invenzione di Bertani per Rogola che davanti a Cantele non sbaglia. Episodio da Moviola al 18esimo. Su azione da calcio piazzato, Scienza libera Bertani che tutto solo deposita in rete il gol del 2-0. La rete viene però annullata per fuorigioco. Al 26esimo, fucilata di Omeri. Stangoni con i pugni si rifugia in calcio d'angolo. Dal successivo corner scaturisce un'altra palla gol per gli ospiti. Con il solito Omeri, Frascoia, ben appostato, salva tutto. Spingono gli ospiti, ma testa trova la strada chiusa da Stangoni. Poco prima dell'intervallo, ancora testa dal limite, ancora Stangoni pronto alla risposta. L'avvio di ripresa per il Briga è da incubo. Da sbarra a Domeri che in diagonale trova il gol dell'immediato pareggio. Non sono passati neanche 50 secondi dal fischio arbitrale. Al nono, punizione di Scienza dal limite, palla alta sopra la traversa. Prova a scuotersi il Briga, ma Rogola dal limite non trova la porta. Al 21esimo, cross dalla sinistra di Onofrio per la volée di Omeri, che termina larga. Omeri è una vera e propria spina nel fianco della difesa dei padroni di casa, ma anche in questa circostanza la conclusione è fuori misura. Giungiamo così al finale, a 3 dalla fine. Scienza dal limite, palla alta sopra la traversa. Al 90esimo il Pondonnaz trova il gol partita con Fossa che chiude in rete una ripartenza rifinita da Deletteris. Ci saranno le proteste del Briga per un presunto fallo ad iniziazione, ma l'arbitro non cambia opinione, convalida il gol, un gol da 3 punti per il Pondonnaz.